Allora, leggo io stesso il testo che commentiamo questa sera. Avete tutti il foglio? Allora, abbiamo il capitolo 16 per intero e la prima parte del capitolo 17. Adesso scusate. Eccoci. Dal libro dell'Esodo, al capitolo 16. Levarono l'accampamento da Elim e tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dal paese d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che raccoglieranno ogni altro giorno». Mosè e Aronne dissero a tutti gli israeliti: «Questa sera saprete che il Signore vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domani mattina vedrete la gloria del Signore, poiché Egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo perché mormoriate contro di noi?» Mosè disse: «Quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore». Mosè disse ad Aronne: «Dà questo comando a tutta la comunità degli israeliti: avvicinatevi alla presenza del Signore, perché Egli ha inteso le vostre mormorazioni». Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli israeliti, essi si voltarono verso il deserto, ed ecco, la gloria del Signore apparve nella nube. Il Signore disse a Mosè: «Ho inteso la mormorazione degli israeliti, parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane, saprete che io sono il Signore vostro Dio». Ora, alla sera, le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino vi era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Poi lo strato di rugiada svanì, ed ecco, sulla superficie del deserto, vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: «Man'u, che cos'è?» Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che cosa comanda il Signore: raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda». Così fecero gli israeliti, ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò con l'omer: colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. Poi Mosè disse loro: «Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino». Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino, ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava. Quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva. Nel sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane, due omer a testa. Allora tutti i principi della comunità vennero ad informare Mosè e dissero loro: è appunto ciò che ha detto il Signore:
Domani è sabato, riposo assoluto, consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo, ciò che avete da bollire, bollitelo. Quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina. Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non imputridì, né vi si trovarono vermi. Disse Mosè, mangiatelo oggi, perché è sabato in onore del Signore. Oggi non lo troverete nella campagna. 6 giorni lo raccoglierete, ma il 7° giorno è sabato, non ve ne sarà. Nel 7° giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Disse allora il Signore a Mosè, fino a quando rifiuterete di osservare i miei ordini e le mie leggi? Vedete che il Signore vi ha dato il sabato. Per questo egli vi dà al 6° giorno il pane per 2 giorni. Restate ciascuno al proprio posto. Nel 7° giorno nessuno esca dal luogo dove si trova. Il popolo dunque riposò nel 7° giorno. La casa di Israele la chiamò manna. Era simile al seme del coriandolo e bianca. Aveva il sapore di una focaccia con miele. Mosè disse, questo ha ordinato il Signore, riempitene un omero e conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano il pane che vi ho dato da mangiare nel deserto, quando vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto. Mosè disse quindi ad Aronne, prendi un'urna e mettici un omer completo di manna, deponila davanti al Signore e conservala per i vostri discendenti. Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per conservarla davanti alla testimonianza. Gli israeliti mangiarono la manna per 40 anni, fino al loro arrivo in una terra abitata. Mangiarono cioè la manna finché furono arrivati ai confini del paese di Canaan. L'omer è la decima parte di un efa. Tutta la comunità degli israeliti levò l'accampamento dal deserto di Sin, secondo l'ordine che il Signore dava di tappa in tappa, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè, dateci acqua da bere. Mosè disse loro, perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? In quel luogo dunque il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse, perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè invocò l'aiuto del Signore dicendo, che farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè, passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani di Israele. Si chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Ci fermiamo qui. Il versetto 8 è già l'inizio di una nuova avventura, di una nuova sfida. Mentre questa sera ci concentriamo su questo confronto, su questo braccio di ferro tra il popolo, prima affamato e poi assetato, e Dio, con la mediazione di Mosè e di Aronne. La voce del popolo non giunge mai direttamente all'orecchio di Dio, sebbene Dio conosca perfettamente i loro pensieri, le loro intenzioni, la loro fatica e anche e soprattutto la loro resistenza a fidarsi della sua promessa. Mosè e Aronne, come antenne, come filtri, assorbono, ricevono tutto lo scontento del popolo. E questo per il popolo è una fortuna, perché la mediazione dei profeti, la mediazione degli uomini scelti da Dio, ha anche questa funzione, non solo di riportare i comandi del Signore, far sentire la sua voce, la sua parola, e anche recepire da lui le indicazioni sul percorso da seguire, eccetera. Non è solo questa la funzione
delle guide scelte da Dio. C'è anche una funzione inversa, diventare in qualche modo recipienti dell'attesa, dello scontento, della fatica del popolo, per poi offrire questo, per poi riportare questo a Dio. In qualche modo Mosè e Aronne svolgono questa funzione perché sono uomini come gli altri membri del popolo. Sono dunque in grado nello stesso tempo sì di ascoltare la voce di Dio in quanto persone scelte con speciale vocazione al suo servizio, ma nello stesso tempo rimangono anche persone come gli altri, uomini come gli altri, e dunque sono in grado di comprendere molto bene l'origine della fatica, del lamento, della mormorazione, come si ripete più volte. Questa funzione di mediazione sarà poi svolta nel corso della storia di Israele da tante altre importanti figure, che sono, oltre ai profeti, i sacerdoti, i re, e il mediatore per eccellenza, l'ultimo e definitivo, sarà Gesù con la sua incarnazione, che anch'essa prevede questa capacità di condividere la natura umana, l'avventura umana, perché Dio la possa fare propria, comprendere, sostenere e salvare. Il deserto è il contesto in cui la fede in Dio è messa alla prova duramente. Bisogna dire con molta attenzione, sottolineare con molta attenzione che la crisi di fede fa coincidere nello stesso tempo la sfiducia nei confronti di Dio e anche la sfiducia nei confronti del dono stesso della vita. Leggiamo nel versetto 2 del capitolo 16. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore. E più avanti si dirà: perché ci avete portato qui se non per morire? Lo notavamo già la settimana scorsa, quando il popolo si è trovato di fronte al mare impossibile da attraversare, inseguito dall'esercito d'Egitto, il lamento era lo stesso. Il piano del Signore, la volontà del Signore, non è la nostra fortuna, non è la nostra salvezza, non è la vita nostra che trionfa, che trova stabilità, pace, benessere. Ma il piano del Signore è oscuramente, chissà per quale motivo, un piano di morte, un piano ostile. È come se l'alternativa alla fede, perché qui la fede non c'è, non si rivolgono al Signore con fiducia, pregandolo, chiedendogli aiuto, l'alternativa alla fede fosse la disperazione e basta. In effetti, nel deserto, al popolo è impedito contare sulle proprie forze. Quando infatti raggiungeranno la terra promessa, là diventeranno coltivatori, allevatori, e cominceranno a provvedere da soli a se stessi. Momento di suprema tentazione, perché cominceranno a pensare di dovere la propria vita, la propria fortuna, il proprio benessere unicamente alla forza delle proprie mani e non al dono di Dio, che in realtà ha donato la terra, dona la pioggia, dona il sole, dona la salute, dona la forza, dona la pace, tutti i doni da cui viene ogni benessere. Nel deserto si trovano invece faccia a faccia con Dio. Il bene, il pane, la vita può venire solamente da Lui. E proprio questo è il motivo per cui il cammino nel deserto è così importante prima dell'ingresso nella terra promessa. Nel paese d'Egitto, dicono gli israeliti affamati,
Eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. E si dimenticano che quella carne e quel pane servivano a sostenere il loro vigore perché potessero lavorare, servire da schiavi. Invece dicono: ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Dio ha promesso al suo popolo la libertà, primo dono, e l'ingresso nella terra promessa, secondo dono. Invece la libertà coincide con l'ingresso nel deserto e con la fatica e con la povertà e con la paura di morire. È esattamente la stessa parabola dell'uomo che esiste, vive, nasce, non per sua volontà, e quando si trova nella vita, nella condizione della prova, la prova vera, la prova che mette in pericolo, che fa sentire davvero impotenti, pensiamo alla malattia, pensiamo alla perdita di sicurezza nel lavoro, pensiamo a ogni possibile sconfitta, a ogni incomprensione, a ogni solitudine, allora ci troviamo nel deserto, esattamente come questo popolo in mezzo a una distesa infinita e arida. È il momento in cui davvero il Signore è l'unica speranza e l'alternativa alla fede è la disperazione, anche assoluta, perché accompagnata da un'impotenza reale. Non possiamo risolvere da soli la situazione. Il Signore ascolta la voce di Israele e rivolge a Mosè questa assicurazione. Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. E la promessa del pane è accompagnata da una legge. Subito, tra il versetto 4 e il versetto 5, ascoltiamo Dio dare una regola per accedere al pane e mangiare. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno una razione di un giorno, perché io lo metta alla prova per vedere se cammina secondo la mia legge o no. Ma il sesto giorno prepareranno quello che dovranno portare a casa, ma sarà il doppio di ciò che raccoglieranno ogni altro giorno. Ora, la regola del pane potrebbe in qualche modo essere considerata da noi una sorta di ricatto. Il Signore ha portato il popolo libero nel deserto, dove il popolo ha fame e non può provvedere a se stesso. Dunque il popolo dipende da Dio. Nel momento in cui dipende da Dio per la sua sopravvivenza, Dio dà al popolo una legge, quasi fosse il pagamento di ciò che riceve, quasi fosse la soddisfazione di un'esigenza di Dio che viene imposta con la forza della fame e della dipendenza. Vista così, la legge del pane sarebbe l'odiosa richiesta di un padrone, di un nuovo padrone, ancora peggiore del faraone, il quale, se non altro, mostrava molto bene qual era il suo obiettivo, qual era il suo guadagno nell'imporre agli ebrei la loro schiavitù, e cioè la sua forza, il lavoro, il vantaggio economico per l'Egitto. Qui invece avremmo in qualche modo da parte di Dio un atteggiamento insensato, assurdo. Perché non dare il pane al popolo affamato senza misura, senza regola? Possiamo pensare per esempio alla più volte ripetuta festa nel deserto che Gesù celebra con una folla di persone che lo seguono, moltiplicando i pani e i pesci, e ci ricordiamo che in quell'occasione avanzano 12 ceste o 7 ceste, a seconda della versione, e dunque abbiamo una abbondanza, una sovrabbondanza, no? Qui invece c'è una misura precisa e in qualche modo questo pane potrebbe diventare amaro. Un pane di dipendenza, un pane di paura, un pane di schiavitù, di nuova schiavitù.
per uscire da questa contraddizione, per affrontare e per capire, comprendere che cosa sta accadendo e cosa c'è dietro la volontà di Dio, bisogna guardare a ciò che viene indicato al popolo come effettiva misura di ciò che può essere raccolto. Al versetto 18 possiamo leggere: si misurò con l'omer, colui che aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. Al versetto 21, essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava. Ecco allora che si comprende una sfida molto interessante. Il Signore offre il pane, ma non si accontenta di offrire il pane. Insieme al pane vuole anche che passi la conoscenza reale, vera, onesta e liberante di se stessi. La domanda diventa: qual è la tua vera fame? Di quanto hai veramente bisogno? Infatti, ciò che viene trattenuto per il giorno successivo si consuma, imputridisce. Vi si generarono vermi e imputridì. L'istinto dell'uomo di conservarne di più per il giorno dopo rivela di nuovo una mancanza di fede, una paura che diventa la forza più importante che guida l'economia degli uomini. L'economia è tutto lo sforzo che l'uomo compie per procurare con i mezzi a disposizione nella natura la vita, procurare il bene necessario, ma ecco, essa è sempre intaccata dalla paura. La paura genera il risparmio inteso davvero non come prudente previdenza, come capacità di pensare responsabilmente al futuro, ma il risparmio inteso veramente come sfiducia, timore, senso di insicurezza. È come se il Signore dicesse al suo popolo, mentre gli dà il pane: se non avete fede, non avrete mai pace. Chi ne raccoglie in abbondanza per averne da parte per il giorno dopo, quando invece ogni mattina il Signore lo fa scendere dal cielo, si sente probabilmente molto furbo, si sente probabilmente molto intelligente. Qualcuno può anche pensare, mettendone da parte, che nel caso il giorno dopo non dovesse essercene, lui ne avrà e potrà farci un affare sopra. Potrà rivenderlo, potrà scambiarlo in cambio di qualche altro bene. Ecco, in qualche modo il Signore intraprende un cammino educativo. Vuole nutrire i suoi figli, ma vuole anche educarli a una vita libera dal bisogno, libera dalla paura. A una vita in cui ciascuno conosce veramente ciò di cui ha bisogno davvero. A una vita in cui si rispetta il bisogno di ciascuno. A una vita in cui non c'è l'invidia del possesso, del superfluo, dell'accumulo. Alla stessa logica corrisponde anche la legge del sabato, che qui è molto insistita, ribadita e insistita. Il sesto giorno ricevono l'ordine di raccoglierne una doppia razione, in questo giorno sì, e di conservarne una parte per il giorno in cui non si deve lavorare. In questo giorno il Signore riposa, non fa cadere la manna dal cielo, e in questo giorno tutto il popolo riposa con Lui.
anche la legge del sabato, che tanta importanza, tanto peso avrà per sempre nella vita del popolo di Israele fino ad oggi, anche la legge del sabato è una legge che educa, introduce e difende la libertà. Educa la libertà perché insegna e ricorda all'uomo che egli non è solo, la sua vita non è solo costante lotta contro il bisogno, ma la sua vita ha una dimensione di dono, vive del dono di Dio quotidianamente e lungo tutto il cammino dell'esistenza. Il sabato serve a fermarsi e a ricordarsi che la vita è un dono di Dio, che i mezzi per sostenere la vita sono un dono di Dio e che il dono più prezioso è l'amicizia con Dio. Dunque l'ascolto della sua parola, la lode per i suoi doni, l'apprezzamento della pace che può regnare in famiglia, nei rapporti sociali, grazie alla sicurezza, alla benedizione che viene da Dio. Al versetto 25 Mosè ricorda: mangiatelo oggi, quello che avete raccolto ieri per questo giorno, perché è sabato in onore del Signore. Oggi non lo troverete nella campagna, 6 giorni lo raccoglierete, ma il 7° giorno è sabato, non ve ne sarà. In qualche modo comprendiamo che il cammino che con l'Esodo Dio inaugura con questo popolo per il bene di tutta l'umanità è un cammino fatto nello stesso tempo di provvidenza e di concretezza. Se il popolo ha fame, il pane deve esserci. Ma è anche un cammino fatto di progressiva formazione e preparazione a vivere davvero della generosità di Dio e a vivere secondo la mente di Dio, il cuore di Dio, la sua volontà. La volontà di Dio diventa, può essere, qui lo si vede molto bene, una casa abitabile in pace. Dunque la volontà di Dio non è, come poteva sembrare a un primo sguardo, il capriccio di un potente, la violenza di un approfittatore, di chi impone la sua volontà, ma la volontà di Dio è in tutto il bene maggiore possibile per i suoi figli. Possiamo qui fare il paragone con quanto ciascuno di noi ha fatto e fa per i suoi figli fin da quando sono più piccoli. Noi non ci limitiamo mai a nutrirli, cioè a dare loro il necessario. E questo sicuramente lo facciamo, ma ci preoccupiamo che la loro crescita, il loro cammino, che è sostenuto anche dai beni che garantiamo loro, sia un cammino di educazione, di crescita, di intelligenza, di libertà, di volontà, di maturità, che sono beni immateriali. La pazienza, la prudenza, l'obbedienza, la gratitudine non si comprano al mercato, non si comprano nei negozi, neanche in farmacia. Eppure sono virtù decisive per avere una vita di qualità, per avere una vita vera, sia nella gestione della propria persona, sia nella gestione delle relazioni con gli altri. Dunque, nel momento in cui Dio procura il pane, cosa per lui molto facile, avviene questa pioggia dal cielo della manna, questa misteriosa sostanza nutriente, e cadono dal cielo le quaglie stanche del loro volo che diventano facilmente carne per le pentole degli ebrei. Mentre Dio procura il pane, non trascura neanche un momento il compito ben più difficile, ben più gravoso, ben più impegnativo, che è quello di nutrire il cuore, l'intelligenza, la volontà dei suoi figli, dei valori essenziali, dei valori spirituali.
È molto interessante la concretezza con cui in questo modo l'Antico Testamento ci parla della formazione dell'uomo, della educazione dell'uomo. Il messaggio che vedete è molto forte, no? È molto efficace. Solo se imparate a gestire con spirito libero le cose più necessarie, il pane, l'acqua da bere, da mangiare, i beni fondamentali, solo così vi educherete ad essere figli di Dio e ad essere tra voi fratelli in una comunità in pace e in una comunità che vale, che vive ogni bene. Il meccanismo per cui il popolo di Israele si dimentica ad ogni nuova prova dei beni ricevuti fino a questo momento si ripete nel capitolo 17, quando il nuovo bisogno è quello dell'acqua. Ancora lo schema si ripete puntualmente. Al versetto 3 il popolo soffre e dice: perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Qui si nota anche un momento di grande fatica e quasi di sconforto di Mosè, che è costretto a invocare l'aiuto del Signore che lo difenda dai suoi fratelli che sono, dice Mosè, pronti a lapidarlo, pronti alle estreme conseguenze. Ma ecco, il Signore ha preparato la soluzione anche per il bisogno dell'acqua. Il bastone con il quale Mosè dimostrava, percuotendo le acque del Nilo, la colpa del sangue dell'Egitto, l'aver voluto diventare padroni della vita, il sangue rappresenta la vita, l'essenza della vita, questo stesso bastone riesce a ottenere, battendo sulla roccia, acqua viva, acqua vera, acqua che disseta. E dunque il dono di una vita che non deriva dallo spargimento del sangue dell'altro uomo, una vita che non trova sicurezza nel sopruso, nella violenza imposta all'altro, nel dominio imposto all'altro, ma una vita che anche qui vive e gode della conoscenza del Signore, del dono di Dio, della libertà che solo da Dio viene, dal bisogno, dalla paura e dunque da ogni male. La pagina tra il capitolo 16 e il capitolo 17, dove si parla con tanta forza della prova nel deserto, della tentazione che il popolo rivolge a Dio e si domanda: ma Dio è davvero con noi? Ci sostiene veramente? Ci fa comprendere la vera posta in gioco in tutto il libro dell'Esodo. Non si tratta soltanto di smettere di lavorare per l'Egitto, non si tratta soltanto di avere la possibilità di camminare verso una promessa di Dio, verso una terra di indipendenza, di autonomia. Si tratta di essere uomini nuovi. Si tratta di essere uomini che possono vivere senza ricorrere al male, perché smettono di avere paura, perché la paura è l'origine di ogni male, di ogni peccato. In qualche modo, come dicevamo nel nostro primissimo incontro, quando introducevamo tutto il cammino dell'Esodo, si vede qui che il cammino dell'Esodo corrisponde alla nascita e poi all'educazione, alla crescita, fino alla maturità, che vedrete quando leggerete le pagine dell'Alleanza del Sinai. Vediamo che qui siamo nella fase dell'infanzia, siamo nella fase dei bisogni fondamentali, dei bisogni di base. Israele nel deserto è veramente un bambino indifeso, è veramente un bambino senza mezzi, che non può cavarsela da solo. E questa fase di infanzia verrà sempre ricordata come il momento più prezioso del rapporto con Dio, perché Dio qui può mostrarsi veramente padre tenero, attento ai bisogni dei suoi figli e, abbiamo detto, anche proiettato
a prepararli nel modo migliore per la loro vita adulta. Ci fermiamo qui, rileggiamo con calma questi versetti, questa pagina, e poi siamo pronti per confrontarci tra di noi con delle domande o delle osservazioni o degli approfondimenti che vorrete chiedere. Ascoltiamo dunque, se avete qualche, non so se c'è questo che funziona anche lui, sì, funziona tutto. Niente, io più vado avanti a leggere l'Antico Testamento e più mi affascina e più mi sorprende proprio anche da questi incontri il contenuto enorme che c'è di insegnamenti, e perché presi così alla lettera sembrano dei bei raccontini che possono anche, come ho detto l'altra volta, possono anche non essere mai esistiti. E infatti io sono sempre sorpreso, io molto tempo fa, ancora quando ero a scuola, avevo dialogato con due compagni a scuola che erano israeliti, e loro questi contenuti non li danno, cioè forse anche perché aspettano sempre il Messia, invece hanno, per noi che crediamo da Gesù in poi, cioè la venuta di Gesù come termine di tutto quello che aveva programmato nell'Antico Testamento, diamo una visione vera, no? Di quello che anche se non è avvenuto però è insegnato, cioè veramente anche questa esigenza del popolo di aver fame è un po' la fame che ha avuto Gesù nel deserto, il discorso di preferire la vita sicura anche se come schiavi è un po' la nostra condizione, no? Preferiamo essere schiavi dei nostri vizi,
e le nostre mancanze, piuttosto che sottometterci ad osservare un insegnamento vero e quindi di conseguenza condurre una vita conseguenziale, insomma. Perché poi tutti gli episodi per me sono fantascienza, figurarsi quelli per 40 anni andano avanti a mangiare quaglie e manna e cose del genere, che sembra una, e invece per una ebrei, monodieta gli ebrei, è così, e guai se non, uno bestemmia se non crede a queste cose. La cosa mi sorprende, perché il popolo che Dio ha voluto è quello, e la fine, e Gesù non tornerà, lo dice lui, fin quando quel popolo non si sarà convertito, che lui è quello che loro aspettavano, o no? Sì, sì, ci sono diversi punti che hai toccato o così evocato in questo tuo intervento. Intanto, sì, diciamo, vorrei, come dire, non correggerti, però dare una, come dire, integrazione un po' a quello che accennavi. In realtà la tradizione ebraica della interpretazione, della lettura, della meditazione, dell'interpretazione sulla scrittura è molto ricca e prevede, direi proprio, la condivisione di un, come dire, lo sforzo per comprendere le implicazioni di quello che viene raccontato, quindi i valori che ne derivano, gli insegnamenti che ne derivano. Ed è una tradizione così ricca che anche noi cristiani la apprendiamo molto utilmente, perché ci dà, per esempio, questa riflessione sulla libertà che ho introdotto questa sera, che ho cercato di suggerire, cioè il riconoscimento dell'uomo come un essere che ha bisogno, perché abbiamo bisogno, ha bisogno di sostenersi, ha bisogno di alcune condizioni di vita, ha bisogno di cibo, ha bisogno di sicurezza, di pace, e però nello stesso tempo è anche un essere sempre bisognoso di beni non materiali, dicevamo, no? Dicevo un po' banalizzando, ma mica tanto, che la dignità, l'onestà, la lucidità, la sapienza, la prudenza, la giustizia, sono tutte virtù, la pazienza, sono tutte virtù immateriali, però con degli effetti importantissimi sulla vita concreta, perché dettano le nostre decisioni, i nostri atteggiamenti, fanno la qualità della nostra vita personale e comune. Ecco, questo tipo di riflessione noi lo condividiamo certamente con la tradizione di Israele, anzi, ripeto, i rabbini che anche oggi si dedicano all'interpretazione della scrittura la confrontano costantemente con la loro lunghissima secolare tradizione, hanno la capacità di trarne degli insegnamenti universali, in realtà, che riguardano non solo gli ebrei come appartenenti a questa religione, a questa tradizione, ma tutti gli uomini. In effetti, se avete notato anche questa sera, gli elementi più importanti della pagina, l'insegnamento della pagina, sono elementi, li dobbiamo proprio definire, molto laici. Quando si parla di pane da mangiare, di acqua da bere, non stiamo parlando di preghiere, di meditazioni, di liturgie, non si parla di questo. Arriverà quel momento, se ne parlerà molto. Negli ultimi capitoli dell'Esodo si descrive minuziosamente come bisogna creare la tenda, dove incontrare il Signore, dove portare le offerte, dove pregare, dove ascoltare la parola di Dio. Ma qui c'è proprio questo momento, ripeto, universale. Tutti gli uomini hanno bisogno di pane, tutti gli uomini hanno bisogno di acqua e di vita e di sicurezza, di forza, di pace. Tutti gli uomini hanno bisogno di sapere il meglio possibile di che cosa hanno davvero bisogno. E hanno bisogno di saper distinguere i bisogni reali dai bisogni inventati, dai bisogni superflui. Tutti gli uomini hanno bisogno di comprendere e di rispettare il bisogno degli altri, potendoli così aiutare a vivere meglio e convivendo meglio tra di noi.
Dunque, questo livello che tu accennavi, una lettura di queste pagine che forse potrebbe essere particolarmente lucida da parte dei cristiani, eccetera, ma insomma, tutti contribuiamo, se siamo vivi, se condividiamo la nostra condizione umana e ci confrontiamo onestamente con un racconto come questo, ne traiamo degli insegnamenti molto forti. Poi c'è una dimensione che invece è propriamente cristiana, è vero, assolutamente è cristiana, ed è quella per cui Gesù viene a capo di tutta questa tradizione dell'Antico Testamento e la realizza in un modo definitivo, dandole la misura. Infatti, cosa accade a Gesù nel deserto? A un certo punto Gesù, dopo il digiuno, la preghiera, la meditazione, la riflessione, perché si sta domandando che cosa devo fare perché l'umanità sia salva, alla fine Gesù ha fame, ha ancora fame di comprendere qual è la via giusta, la missione da compiere, ha fame di comprendere la volontà del Padre. In quel momento il diavolo cerca di suggerirgli piste diverse, che sono basate sulla violenza, sul potere, sul dominio, e Gesù respinge questa via una volta per tutte. Ma la preoccupazione che il pane non diventi strumento di potere, la preoccupazione che l'economia non sia dominata dalla paura, è già presente fin da questo cammino, fin da questo racconto. E quindi il dialogo tra Antico e Nuovo Testamento non finisce mai, non si interrompe mai, perché è lo stesso dialogo tra la parola di Dio e la vita degli uomini, e la vita di ciascuno di noi. Anche noi viviamo il nostro deserto, viviamo le nostre, come vi dicevo fin dall'inizio del nostro percorso, viviamo la domenica con tutte le sue speranze, con tutta la sua attesa molto grande, molto forte e soddisfatta nell'ascolto della parola di Dio, nel ricevere l'Eucaristia, eccetera. E poi durante i giorni feriali camminiamo nel deserto che è comune a tutta l'umanità, che è comune ai nostri fratelli. E siamo nell'economia reale, nel lavoro reale, reale quello che c'è. Però certamente il Signore ci invita, dice, ecco, mettici un'attenzione, mettici una sapienza, una lucidità più forte, perché così evolviamo, altrimenti è inevitabile che siamo schiavi e viviamo nella paura. Questo è il rischio maggiore. Comunque sì, le dimensioni della parola sono universali e tutti contribuiamo con una lettura che parte dalla nostra vita. A un certo punto avevi fatto un'osservazione, dicevi che uno dei motivi per cui c'era questa essenzialità da parte di Dio, per cui raccogli quello che ti serve, perché devi sapere che tutto è un dono che ti viene dato. E quelli che non hanno ricevuto la salute, quelli che non hanno il pane, quelli che non hanno la giustizia, si è fermata a mezza strada? Padre Eterno si è dimenticato? Certo. Oppure c'è qualche altro motivo? È una sfida importante, sempre aperta davanti ai credenti, prima di tutto, e interroga tutta l'umanità. Noi siamo sicuri, a proposito del bisogno, parlando del bisogno di tutti, che i mezzi ci sono per tutti, le risorse ci sono per tutti, non si è mai potuto provare, se anche mai uno ci ha proprio tentato, non si è mai potuto provare che in natura non esistono le risorse sufficienti per tutti. E non solo in natura, ma anche con la natura lavorata dall'ingegno dell'uomo, anche perché anche quello fa parte, no? Fa parte della... Dunque il problema è veramente quello evocato in questa pagina, e cioè coloro che ne raccolgono di più, e quant'è di più? Di più è al di sopra di quanto puoi mangiarne. Proprio qui si dice molto bene, no? Cioè il Signore non dice, secondo me
la dieta giusta è che ne abbiate così, perché dopo state attenti che vi viene il colesterolo, vi viene cose, non so, e poi non dice, ecco, rispettate questa misura. No, no, si dice molto bene quanto ne potete mangiare. Quindi con la fame che hai, con l'appetito che hai, quanto ne puoi mangiare? Allora a quel punto il tuo bisogno cessa. Cessa anche nella misura di un essere completi, di un essere soddisfatti. Ecco, quindi non ti è imposto di avere comunque un po' di fame, come pensiamo a volte l'esercizio utile del digiuno, che poi serve comunque a quello, cioè a dire mi rendo conto di cosa ho veramente bisogno, imparo a rinunciare a qualcosa di superfluo, e il tema è sempre quello. Però la questione che tu sollevi diventa allora questa: il Signore mette a disposizione il bene per tutti, sempre, ma la paura dell'uomo frena questa generosità, questa ricchezza, e la rende condizionata. Purtroppo noi, guidati dalla paura, costruiamo un'economia basata sull'accumulo. Non si può negare questo. In ogni epoca, non solo, ogni epoca con i suoi mezzi, con le sue potenzialità, con le sue forze, no? Essere liberati da questa, dalla paura, è la vera missione del Nuovo Testamento, dell'Esodo, di tutta l'alleanza di Dio col suo popolo, e poi anche la missione di Gesù. Gesù arriverà addirittura a dire non abbiate paura di quello che mangerete, di quello che vestirete. Di queste cose si preoccupano i pagani, che non conoscono il Padre e dunque hanno paura, ma voi non dovete avere paura. E la paura rovina l'economia. Ci sono due regole dell'economia perfetta, dico proprio l'economia, non come dire il regno dei cieli, oppure, ma il funzionamento dell'economia sono due. Una è questa, e cioè evitare l'accumulo di beni che mai utilizzerai. E la seconda è conseguente alla prima: se hai dei beni che ti avanzano, spendili. Spendili. È significativo che Gesù non ha mai predicato propriamente contro i ricchi. Gesù non predica contro i ricchi, non è che va in piazza a dire guai a voi ricchi. Gesù si preoccupa dei ricchi, perché sono persone che sono in pericolo, perché finiscono per attribuire alla ricchezza il senso di ogni cosa e si dimenticano di Dio, dei fratelli e di tutto, e quindi è un rischio. Ma si preoccupa soprattutto del fatto che se tu coi beni che hai non ne trai veramente un beneficio per te, non li fai valere neanche per gli altri. Ecco qua. L'uomo che dice ho un miliardo in banca non ha niente in realtà dal punto di vista di Gesù, perché tu possiedi veramente un miliardo quando spendi un miliardo. Dopo bisogna trovare un motivo per spendere un miliardo, però è quando tu con quel miliardo compri delle cose che sono belle, che ti fanno bene, che ti fanno piacere, che ti fanno godere della vita, eccetera. Allora tu possiedi questo, quando li spendi li possiedi. Non quando li hai da parte, perché da parte sono morti, sono fermi, sono lì. Tanto è vero che ci siamo inventati il modo che non stiano fermi, ma fermentino, cioè diventino altri soldi, che è la follia aggiunta alla follia. Ma per Dio è proprio questo il punto di vista. Ma qual è la risposta a chi è all'opposto? Cioè, noi stiamo parlando di quelli che hanno tutto, cioè, ma quelli che non hanno niente. E quelli che... Quelli che non hanno niente, ah, questo è un altro tipo di povertà. Questo è un altro tipo di povertà che, un altro tipo di povertà che però dal punto di vista del credente pone una questione di volontà di Dio e non più una questione prima di tutto di bisogno non soddisfatto. Mi spiego.
Sempre nella pagina che abbiamo letto, Dio dice: ciascuno ne avrà per quanto ne ha bisogno. Benissimo. Questo significa che per Dio la diversità tra di noi è un valore. Dunque, io che ho la salute, che lavoro, che sono attivo, che rispondo a tante esigenze, ho anche un certo tipo di responsabilità e di bisogno. La persona che è nella sofferenza, che è nella fatica, che può avere un handicap, che può avere anche lei la sua vita, la dignità della sua vita, e ha il suo bisogno. Se il bisogno mio è soddisfatto dalla solidarietà di tutti e il bisogno della persona malata è soddisfatto dalla solidarietà di tutti, viviamo entrambi sazi di ciò che è essenziale. Il vero problema qual è? Che noi non sappiamo costruire una società a misura anche di quelli che vanno più piano. Prima o poi ciascuno di noi vive per naturale invecchiamento, eccetera, la stagione della inefficienza, della fatica, della sofferenza, del rallentare, fino alla malattia, fino alla morte, no? E quindi in qualche modo l'esperienza della privazione da questo punto di vista è universale. Ma anche per le persone per le quali la debolezza, la non piena efficienza, no? È una condizione che accompagna tutta la vita, la questione rimane identica. Bisogna trovare per ogni persona il soddisfacimento del suo bisogno. Invece cosa accade? Beh, niente, accade che siccome attribuiamo importanza e valore soltanto alle vite efficienti che possono produrre, che possono fare, trascuriamo il bisogno di chi invece ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di tempo, di pazienza, di perderlo il tempo, ha bisogno di prossimità, di solidarietà, di scienza, e ci insegna a vivere a una misura diversa. Questo è probabilmente uno, non l'unico, dei valori che Dio per primo, perché è volontà sua che queste fatiche ci siano, è il valore fondamentale che Dio attribuisce alla diversità. Noi quando parliamo della diversità diciamo il mondo è bello perché è vario, sì, a volte però la varietà pesa, a volte la varietà è sofferenza. E dunque diventa una domanda, diventa un bisogno. Allora, una società intera che si interroga o che si progetta a partire da quelli che hanno più bisogno è una società che vive bene secondo questa, vivrebbe meglio e bene secondo questa legge di Dio, che tutti abbiano secondo il loro bisogno. La persona che ha un handicap deve trovare il senso della sua vita tanto quanto tu hai fatto e stai facendo nella tua vita. Non è diversa la domanda, è identica. E le persone con handicap ce lo dicono apertamente, ci dicono: non devi trattarmi come uno che, siccome ha un handicap, non ha più il compito di trovare il senso della sua vita, fare qualcosa delle sue risorse, quelle che ci sono, scoprire le dimensioni di un progresso personale, eccetera. No, in tutti i modi la sfida che mi riguarda ciascuno di noi. Siamo piuttosto portati, se appena possiamo farlo, a nascondere il fatto che siamo esseri fragili e bisognosi. Siamo piuttosto portati a questo, ma è perché abbiamo paura. Viviamo in una società in cui sentiamo il peso per cui la malattia, la sofferenza, eccetera, sono degli svantaggi e basta, cioè sono le cose sulle quali... Questo è il tipo di riflessione, dal punto di vista di Dio, perché, ripeto, per il credente la sofferenza viene da Dio, certamente. Non è che si possa andare chissà dove a interrogarsi e a ragionarci e a rifletterci, viene da Dio, è la volontà di Dio. Dunque, con la volontà di Dio dobbiamo lottare, confrontarci, capire, trovare la via, perché Dio vuole esserci vicino in quel modo lì. È difficile, non è che, anzi, parecchio. Però, ripeto, non dobbiamo dimenticarci che
non esistono, non esiste nessuna vita compiuta così da sé, per il fatto che ha determinate possibilità, determinate risorse. Non esiste nessuna vita compiuta. Io faccio sempre questo esempio, che può riguardare la dinamica del male nel senso della colpa, della responsabilità, del peccato, d'accordo, ma può riguardare anche la condizione umana. Nel momento in cui una persona, per le sue responsabilità, per quello che fa, perde la libertà, cioè la mettiamo in prigione, voglio dire, ok? Questa persona diventa di fatto una persona con un handicap, cioè è una persona normale, magari, sana, eccetera, ma noi gli imponiamo un handicap, cioè non puoi andare in giro, non puoi fare questo, quest'altro, tante attività, non puoi neanche vivere con le persone che ti vogliono bene, insomma, gli togliamo buona parte della sua... Questa persona in carcere si trova con altre persone e dal primo giorno che passa in carcere vive comunque la sfida di che cosa fare del suo tempo, dei suoi mezzi, della sua intelligenza, della sua gentilezza se c'è, o del suo cattivo carattere se c'è quello, tale e quale una persona che è fuori, tale e quale. Una cosa di cui ci si rende conto se si passa in carcere qualche mese, cosa che a me è capitato come assistente educatore, di farlo per un anno e mezzo. Cioè, e questa cosa è molto sorprendente, però insegna molto, insegna molto. Non è che uno, appunto, siccome è in carcere, vabbè, non ha più responsabilità, non ha più libertà, non può più fare bene o male giorno per giorno, e invece no, tutti i giorni tu puoi trattare bene l'altro, puoi essere disonesto, puoi essere irrispettoso, oppure puoi essere una persona di pace che fa star meglio gli altri, che fa anche in galera. E allora questo ti fa molto riflettere, cioè capisci che questi sono nel deserto, cioè non possono lavorare, non possono zappare, non possono procurarsi il cibo e quindi sono handicappati gravemente, pesantemente, tanto da essere in pericolo di vita. Non possono durare più di una settimana, 10 giorni senza mangiare e più di 3 giorni o quello che sia senza bere. Quindi sono veramente nella crisi più nera. E in questa condizione, quando hanno a che fare con il bene che li può salvare, sono immediatamente richiamati a gestirlo nel modo... C'è un modo giusto e c'è un modo sbagliato. Questa cosa riguarda ogni esistenza sotto il sole. Ogni esistenza sotto il sole. Anche il malato in ospedale che soffre, che ha paura, eccetera, ha il compito di trattare bene gli altri malati, di essere rispettoso nei confronti dei medici, di non pesare troppo sui parenti che già sono preoccupati e si danno da fare. Perché uno è malato, si capisce, ma si capirà, certo si capisce, però la sfida del bene c'è sempre, comunque, per tutti. Ed è la sfida più importante, la sfida che dà significato e valore alla vita di chiunque sotto il cielo, tutti, tutti. Misteriosamente anche delle persone di cui non conosciamo la libertà, non riconosciamo la libertà, quando l'handicap è tale da togliere la sensibilità, l'intelligenza, la comprensione delle situazioni. Lì abbiamo proprio un rapporto diretto proprio con la volontà di Dio e noi ci limitiamo a servirlo e a contemplarlo nel suo misterioso percorso. Siamo lì. Ci vuole molta fede, sì. Sì, sì, e come? Sì, ce ne sono. Sì, certo. Anche perché dobbiamo essere consapevoli del fatto che dal punto di vista di Dio, sì, sì, che dal punto di vista di Dio non c'è soltanto il contributo di coloro che possono dare un contributo, c'è anche il contributo di quelli, di coloro che sono chiamati solo a ricevere, e questo è un caso. Sì, un'osservazione, che leggendo queste pagine, no, alla fine sembra che questa storia del popolo nel deserto non sia una storia di grande fede del popolo, no? Mm-hmm.
Perché nonostante il Signore abbia fatto cose mirabolanti, le abbia fatto uscire dall'Egitto, abbia sconfitto il faraone, eccetera, nelle difficoltà loro non pregano il Signore, ma loro mormorano, loro minacciano Mosè, no? Quindi questo non può essere anche inteso come... E anche peggio, scusa, sì. Anche peggio, accusano, non solo mormorano, sì. Ma accusano di essere stati imbrogliati, di sì, essere sì. Stati... Cioè, Dio diventa immediatamente un nemico. Peggio, no? Che, cioè, non è solo dire non ci fidiamo, non ci crediamo, sì, ma proprio Dio ci odia. Mosè teme, no? Per, che lo vogliono lapidare, no? Anche Mosè, mi, certo. Mi veniva da fare un paragone con la vita di fede, per cui la fede non è mai un fatto assodato, cioè non succede qualcosa per cui tu dici, ok, ho visto questo, da oggi in poi ho fede, ma probabilmente è una cosa che deve essere provata nelle cose che succedono tutti i giorni nella vita, e tutti i giorni hai la possibilità di scegliere se mormorare oppure se pregare. E comunque sei sfidato, certo, tutti i giorni. Sì, no, un'osservazione molto coerente appunto con quello che abbiamo letto. Bisogna dire una cosa, un meccanismo interessante che accade qui è questo: loro hanno assistito a opere grandiose di Dio a loro favore. Dunque dovrebbero avere fede, dovrebbero fidarsi, dice, beh, adesso il Signore ci aiuterà, ci ha aiutato già, ci aiuterà. Però l'assistere delle opere grandi del Signore scatena anche attese, pretese sempre più alte, come forse può succedere anche tra di noi quando una persona ci aiuta ma ha i mezzi per farlo, e qualche volta ci diciamo, beh, allora dai, quella volta là ha fatto questo per noi, può fare molto di più, può fare di meglio, può fare ancora di più. E questo anche è un modo per tentare il Signore, cioè dire, io ho visto che tu puoi darmi e allora ti prendo come, solamente come colui che può dare, ti prendo solamente come colui che può assicurarmi passo passo. In questo modo non si cresce davvero da nessun punto di vista, non si fidano di lui come aiuto, pretendono sempre di più, non vivono la gratitudine per quello che hanno ricevuto, e quindi in realtà si diventa sempre più nemici e sempre più distanti invece che collaborare, fidarsi gli uni degli altri, eccetera. È che la fede è questa cosa, cioè la fede è una relazione che non basta mai a se stessa. D'altra parte, se ci pensi, il rapporto d'amore che abbiamo tra noi uomini è identico. Cioè l'uomo e la donna che si amano non si amano mai una volta per tutte. Cioè se io dovessi dire a mia moglie, sono 20 anni, mi sembra tanto, basta, no? Cioè, ho fatto, giusto? Ho fatto tante cose per te, nel momento, quindi adesso me ne vado a fare un giro. Nel momento in cui io dicessi questa cosa, tutto l'amore che ho dato a mia moglie per 20 anni perde di valore in quel momento, perché l'amore è come questo pane, cioè basta al giorno in cui arriva. Ci vuole l'amore di oggi, poi l'amore di oggi, poi l'amore di oggi, poi l'amore di oggi, no? Ecco, la fede anche, cioè c'è la fede di oggi, c'è la fede di oggi. E nei diversi giorni ci sono prove diverse. Siamo fragili, siamo veri, quindi c'è il giorno che abbiamo pazienza, c'è il giorno che non l'abbiamo, c'è il giorno che siamo disposti a collaborare e c'è il giorno che tutti devono dar retta a noi e basta, e vale anche nel rapporto con Dio. E Dio di questo non si stupisce. Notate che non l'ho detto e invece è importante dirlo, Dio comunque non si arrabbia con questa gente, non si arrabbia. Non è che dice, ah ma questi qui, no, no, no. Dice, ah, hanno fame, dice, no, hanno fame, per cui, ecco, certo, gli darò da mangiare. Non è che dice, cosa pretendono adesso anche di mangiare, no? Per cui quando noi siamo fragili così, non è che il Signore dice, ma mi aspettavo di meglio. No, non è così. Ci conosce e ci vuole bene come siamo, con i nostri difetti. Poi costantemente, appunto, dialoga con noi, dandoci, però anche togliendoci, cioè ci pensa una serie di cose, di fatti, di incontri, di situazioni che possono farci crescere. Questo certo non ci rinuncia, però non si arrabbia, non si stupisce, perché sa di cosa siamo fatti, come dice
Il Signore conosce di che cosa siamo fatti. È importante. Noi a volte non abbiamo così pazienza con i nostri fratelli, no? E pretendiamo. Come fa a sopportarci tutti? Sì, beh, quando abbiamo dei figli sappiamo che si tratta di una grande gioia che si rinnova costantemente, ogni giorno, ma anche di una grande fatica. Perché? Perché si tratta di persone, sono nostri figli, ma sono persone diverse da noi. E cioè hanno il loro cammino, hanno il loro carattere, i loro bisogni, i loro incidenti, i loro difetti. Essere genitori significa prendere tutto quanto, no? Cioè tutto il pacchetto. Non è che dici, vabbè, mi piace mio figlio per questo motivo, poi le altre cose se ne occupa qualcun altro. No, non deve essere così. E questa cosa è la verità di un rapporto di paternità. Dio è vero padre e si assume tutta la fatica, l'onere di essere padre. Se no si sarebbe detto, che so, capo, non si sarebbe detto duce, non so. E invece si dice padre, allora se si dice padre vuol dire che è disposto a far fatica, questa è la buona notizia. È disposto a far fatica. La nostra pazienza. Certo. Il che ci ricorda che la misericordia, che a volte scambiamo o limitiamo soltanto alla pazienza, in realtà è una virtù di Dio molto attiva. Che per essere misericordiosi non basta dire va bene, aspetto, pazienza, vediamo come va. Bisogna ascoltare, intervenire, sostenere, correggere, non perdere la speranza che uno possa diventare migliore. Questa è la misericordia, non è una virtù passiva, come a volte ci immaginiamo un po' di immaginare. E peggio di tutto la misericordia non è dire fa niente, va bene tutto. No, questa non è la misericordia. Questo è il contrario della misericordia. La misericordia è l'amore di Dio Padre, è la paternità di Dio. Anche dire le cose come sono è misericordia. Ecco, questo. Se tu hai bisogno di sapere le cose come sono, le cose tue, e hai diritto di sapere come sono le cose tue, è misericordia dirtele chiare. Quella è la misericordia. Il contrario della misericordia è l'indifferenza. Cioè dire, oh, senti un po', cavoli tuoi, no? Ma un genitore che dice al figlio cavoli tuoi non sta facendo esattamente il suo mestiere. Sono cavoli miei, tant'è vero che mi arrabbio, me la caccio, mi sbaglio anche, magari, perché sono cavoli nostri, ecco. Siamo insieme. La misericordia è questa cosa qui, è la paternità di Dio. E quindi non è solo il perdono, per esempio. Il perdono è solo una parte della misericordia, neanche la più importante. Perché Dio, rispetto ai nostri peccati, non si stupisce quasi di nulla. Quindi il fatto di perdonare è una precondizione della misericordia. Il vero lavoro della misericordia è accompagnarci, stimolarci, ispirarci, guidarci, proteggerci, salvarci. Pensa un po', la croce di Cristo è la massima espressione della misericordia. Quindi si arriva fino lì. E i genitori sanno anche questo. Cioè si può andare anche in croce per i figli. Quando hanno deluso completamente, hanno fatto i disastri veri, i genitori piangono e basta, magari impotenti, ma qual è la croce? L'educazione raggiunge anche quei livelli lì. E quindi vedete che qui, in questa pagina, vediamo Dio proprio all'inizio di questo lavoro, no? In fondo, vi dicevo, no? Dio che ha a che fare con dei bambini qui, cioè dice, mangiate, ma ricordatevi che il cibo si rispetta perché, come facciamo quei piccoli, un po', ci proviamo, no? Perché non diventino egoisti, perché non diventino superficiali, perché non diventino maleducati, certo, perché sono cose che avvelenano la vita tua e degli altri, certo. Potremmo dire che la rivelazione è pedagogica, accompagna, non è tutto in un colpo,
Ecco perché magari qualche volta non si capisce subito tutto dove si vuole arrivare, perché Dio ha scelto un popolo, lo sta facendo crescere, ma vale anche per noi. Sì, siamo credenti, siamo stati battezzati, ma stiamo ancora crescendo nella fede e nella conoscenza, per cui abbiamo un po' di speranza anche noi, moltissima, moltissima. Anzi, e in questa speranza proibito perdere la fiducia, ci proibito. Sta anche un grande grazie a Luca che ci ha accompagnato in queste quattro incontri, quattro puntate. Grazie a voi per l'ascolto, molto bravo, grazie di cuore. Grazie.